Io ho perso un lavoro più di 10 anni fa, sono ingegnere chimico. Quelli là che hanno la mia età vengono tagliati fuori, mi arrangio, almeno riesco a prendere il reddito di cittadinanza. Facevo il giardiniere, poi lavoravamo in cose nel mercato, poi purtroppo il lavoro non ho potuto proseguirlo perché la gamba mi ha dato dei problemi e purtroppo sono un paio di mesi che sono ritornato in strada. Io sono gambiano, sto in Italia magari 3 anni. Adesso io non ho posto per dormire. Ho avuto paura del coronavirus, come viene il lockdown così. They just did the COVID test and then everything is okay. Don't need payment. Tutto a posto. Qua si fa la doccia e dopo hanno fatto il test COVID. Senza test non posso dormitorio qua. Adottano queste iniziative già da un po' di tempo, al di là della giornata dei poveri. Un mese scorso l'ho fatto, adesso l'ho rifatto di nuovo, sono negativo. Vivendo in strada c'è più il rischio di prendere qualcosa. Fortunatamente qui a San Pietro facevano queste analisi gratis, col tampone rapido. E quindi oggi l'ho fatto e fortunatamente almeno quello è negativo. Qui si fanno i tamponi rapidi, i tamponi molecolari, non so ciò che serve. Ok, ma del virus. Quante persone arrivano? Una 50 al giorno. Soltanto poco. Accesso al servizio sanitario nazionale, chi ce l'ha può andare a Brevino. Stiamo per strada, quindi giriamo, ci vogliamo sentire sicuri, tranquilli, mascherine a distanza. Però controllarsi è importante, quindi ci danno la possibilità di poterlo fare. L'ho fatto 2 volte. In altri paesi, come anche il mio paese, la Romania, si paga questa e passo sicurezza mia. 2 volte ho fatto questo tampone. È un'iniziativa bellissima. Tutti i giorni tante persone vengono qua per fare questo tampone. È gratis, mi sento più tranquillo perché so che sono negativo. L'ho fatto anche per andare in campeggio, in una struttura, perché senza tamponi non ti fanno entrare. Faccio il volontario qua. Ogni tanto, 2 o 3 giorni a settimana. Facciamo misurare le temperature, facciamo mantenere la distanza. La maggior parte che vengono qui sono tutti stranieri che dormono per strada. Stranieri, italiani, tutti. Ne siamo tanti, siamo un esercito. Vieni spesso, diciamo. Vengo spesso, ci sono tante cose che fanno qui per noi, ci aiutano, vaccini, medicinali. Anche lei ha fatto il sì, test? Sì, già, io per primo già. Siccome sono sempre qui e già l'ho fatto. Tuo papà ha appena fatto il tampone, sei più tranquilla anche tu? La strada, sempre la strada, qui stai zitta. Farsi una doccia, andare a bagno, tutto per noi è tutto più complicato. La salute è più importante dei soldi. Per chi sta in strada è tanto, perché c'è la possibilità comunque di mantenere sempre una dignità. Ci sentiamo ancora che facciamo parte di questo mondo, ecco, che alle volte sembra che quelli di strada non fanno più parte del mondo reale. Asintomatici ci sono, ricchi o poveri, nessuno ha il sicuro. Gran stress provo quando mi trovo in queste condizioni, in questi scenari. Mi ha significato di sopravvivere, per poter continuare a vivere. Poi ci sono un sacco di persone che conosco io che non sapevano come fare. Ci ho tanto da fare, hai capito? Perché sono anche padre, quindi io mi impegno anche per loro. Incrociamo le dita. Sì.